E bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xyuder e anche oggi ragazzi ho tantissime novità per quello che riguarda il futuro di Fortnite. I giorni passano, il team di Epic Games lavora e le notizie piano piano vengono a galla. Nel video di oggi voglio parlarvi di una nuova incredibile collaborazione con una delle eroine più famose nel mondo dei videogiochi, ma parleremo anche di alcuni aggiornamenti per le prossime patch, dell'audio di Predator e tanto tanto altro. Prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator Xyuderone. Grazie mille ragazzi per il vostro sostegno, mi raccomando non dimenticate di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica con i miei video news. E allora andiamo direttamente a parlare del primo argomento di oggi, che si tratta proprio di alcuni aggiornamenti per quello che riguarda la nuova patch. La patch 15.50 è stata confermata come un update che arriverà sicuramente prima della fine della season, ma altre patch sono state confermate in questi giorni. La prima, la 15.21 ragazzi, la più importante delle prime perché arriverà settimana prossima secondo le ultime fonti e dovrebbe portare della roba dedicata a Predator, tra cui anche i nuovi portali. Adesso avremo modo di parlarne un secondo, ma arriverà anche la patch 15.30, la 15.40 e la 15.50, quindi sono ben 4 i nuovi aggiornamenti che dovrebbero essere scaglionati in questi mesi che ci distaccano ovviamente dalla season 6 di Fortnite. E come appunto vi stavo aggiornando poco fa, la patch 15.21 verrà rilasciata addirittura settimana prossima, il che vuol dire proprio che Epic Games sta lavorando alla grande per quello che riguarda un buon gameplay e un divertimento, una dinamicità in questa season. Ma andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi, perché sappiamo finalmente anche i nomi dei nuovi set criptati, ragazzi. 4 nomi: Entry Curtain, Overall Stake, War Defeat e Cover Gift. Non abbiamo ovviamente idea di quali siano le skin nascoste sotto questi set, ma erano criptati fino a ieri pomeriggio, il che vuol dire appunto che i dataminer stanno lavorando alla grande per cercare di capire qualcosa e farci vedere tutte le novità. Tra l'altro abbiamo la prima immagine dedicata all'outfit di Predator Backbling, quindi lo zaino di Predator, però nella variante cinese. Come sapete ragazzi, Fortnite China è leggermente diverso da Fortnite europeo, americano, insomma quello che siamo abituati noi a giocare, perché in Fortnite China ci sono delle restrizioni che non possono essere ovviamente sorpassate, quindi il backpack che state vedendo qua in realtà potrebbe essere leggermente diverso per le nostre versioni. È comunque molto particolare, un teschio in poche parole, un muso come vedete con i denti, è molto molto caruccio da vedere e chissà ovviamente come sarà la skin. Però ho dei file audio che voglio farvi ascoltare e che sono dedicati proprio a Predator.
Come sentite, ragazzi, sono veramente molto molto particolari, un suono d'ambiente addirittura pauroso, ragazzi, il che stava appunto ad indicare l'arrivo di Predator. Come insomma dicevano anche alcune righe di codice decriptate nella patch precedente, attenzione a quello che succederà a Fortezza Furtiva, ragazzi. Il Predator, anzi Predator, sta arrivando. Ma andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi, che parla nuovamente dell'audio, scusatemi, ma del nuovo portale che si chiamerà Typhoon, ragazzi. Ieri ne avevamo visto già un pochettino un'anteprima, due nuovi portali che stanno per arrivare in game. Il primo sarà proprio a fianco di Fortezza Furtiva, mentre l'altro arriverà vicino a Foschi. La cosa veramente curiosa, tra l'altro vi avevo proprio fatto la domanda, ma secondo voi, ragazzi, che cosa sta a significare il portale Typhoon? Voi mi avete fatto un bel po' di risposte, alcune veramente interessanti, ma in realtà abbiamo visto, o forse non lo sapete, che ieri pomeriggio nella pagina Twitter ufficiale di Tomb Raider viene pubblicato, ragazzi, questo tweet. Un piccone, una persona che corre e un arco, il che, ragazzi, potrebbe essere assolutamente associato a Fortnite, potrebbe essere associato al portale Typhoon. Lara Croft potrebbe anche essere catalogata come una cacciatrice, e direi che questa collaborazione sarebbe veramente una gran figata, cosa che io credo stia per arrivare. Quindi un nuovo crossover tra Tomb Raider e Fortnite, una roba veramente incredibile. Avevano parlato proprio di sviluppatori di Fortnite di grandi novità per questo 2021 e devo dire assolutamente che non ci stanno affatto deludendo. Ma andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi. Per tutti quelli che non li avevano ancora visti, li rifaccio vedere molto velocemente, ragazzi. Questo sarà il portale vicino a Foschi e si chiamerà proprio Typhoon, quindi quello di cui abbiamo appena parlato, mentre questo sarà il portale Nightmare, che è quello ovviamente dedicato a Predator, che verrà visualizzato in mappa vicino alla fortezza, alla foresta, quella tutta insomma recintata. Staremo ovviamente a vedere quando. Secondo me, con la patch 15.21, qualcosa salterà fuori. Ma andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi, perché si parla anche di Fortnite Crew, con un messaggio ufficiale nel sito di Fortnite. Crew di Fortnite gennaio 2021, aggiornamento di stato e cosa ci aspetta. Prima di rilasciare i dettagli sulle novità della crew di Fortnite di febbraio, vorremmo aggiornarvi sulla situazione dopo il primo mese. Vedere i giocatori entrare in azione con nuovi costumi come Galaxia e Freccia Verde è stato fantastico. Stiamo lavorando per rendere il vostro abbonamento un'esperienza migliore ogni mese. Con l'inizio del nuovo anno sappiamo che alcuni giocatori potrebbero avere riscontrato problemi nel ricevere le ricompense della crew di Fortnite. Inoltre, i primi tentativi di annullare l'iscrizione su Xbox potrebbero rivelarsi complicati. Controllate le nostre pagine di assistenza giocatori con i passaggi aggiornati per annullare l'iscrizione su Xbox. Tra l'altro, per ringraziarvi della pazienza, offriremo a tutti i membri passati e presenti della crew di Fortnite un'emote esclusiva chiamata solo per i membri. I membri della crew di Fortnite passati, presenti e futuri riceveranno l'emote effettuando l'accesso entro il 15 febbraio 2021. E ovviamente, ragazzi, questa è l'emote. Davvero molto molto carina, quindi tanta roba, ragazzi, anche per la crew di Fortnite. E per oggi il mio video news, ragazzi, termina qua. Vi ringrazio tanto per averlo guardato, mi raccomando, non vi dimenticate di lasciare un bel pollicione in su, iscrivetevi ai miei canali e a me mi trovate proprio adesso in live su Twitch. Ciao!